è stato sottoscritto a Bologna il protocollo di intesa per la promozione e diffusione della dichiarazione tecnica di conformità catastale ed edilizia. Il documento, valido per l'Emilia-Romagna, è stato firmato dai notai e dalle associazioni delle agenzie immobiliari FIAIP, FIMA e ANAMA, con l'obiettivo di arrivare ad una maggiore garanzia delle compravendite immobiliari e di tutelare il cittadino nel delicato percorso di acquisto o cessione di un immobile. Il documento è stato sottoscritto dal notaio Flavia Fiocchi, presidente del Comitato regionale dei consigli notarili dell'Emilia-Romagna, da Gian Battista Baccarini, presidente FIAIP Emilia-Romagna, da Roberto Maccaferri, presidente FIMA a Bologna e consigliere FIMA Emilia-Romagna, e da Archimede Pingiori, presidente ANAMA Emilia-Romagna. Il protocollo è stato siglato alla presenza del notaio Claudio Babbini, presidente Consiglio Notarile di Bologna, e di Paolo Righi, coordinatore della Consulta Interassociativa Nazionale dell'Intermediazione Immobiliare, FIAIP, FIMA, ANAMA. È un protocollo per la promozione e diffusione di un documento che il Comitato Notarile dell'Emilia-Romagna ha ritenuto necessariamente opportuno e opportunamente necessario nell'ambito di ciascun trasferimento, compravendita e cessione che sia. Un documento importante a tutela del venditore affinché non renda delle dichiarazioni in atto non supportate da una valenza tecnica, l'acquirente che non compri immobili abusivi o parzialmente abusivi, l'agente immobiliare che non promuova, finché non promuova la vendita di immobili non regolari, e il notaio finché non rogiti immobili che non hanno il diritto di circolare perché non sono sani. Il protocollo raggiunge, diciamo, tre obiettivi. Il primo è quello di costruire insieme agenti immobiliari e notai un percorso condiviso di massima garanzia per l'utente consumatore, ovvero per chi compra o vende la casa, ma più in generale la proprietà immobiliare, tenendo conto che il 90% degli immobili presenta delle irregolarità più o meno gravi dal punto di vista tecnico documentale o catastale o edilizio urbanistico. Secondo obiettivo è quello invece di stimolare, agevolare la collaborazione tra figure professionali, quindi agenti immobiliari e notai, che sono figure indispensabili in questo delicato momento per il cittadino che è l'acquisto della proprietà immobiliare. Il terzo obiettivo è che, oltre a soddisfare un interesse individuale dei contraenti, cioè di salvaguardare chi compra e chi vende la proprietà immobiliare e le figure professionali che vi partecipano, si soddisfa un interesse generale, che è quello di ridurre i contenziosi nell'ambito della compravendita immobiliare e soprattutto di agevolare e stimolare la circolazione degli immobili regolari. Riteniamo che sia un grande passo avanti per garantire sempre una maggior sicurezza nelle compravendite immobiliari, quindi una maggior tutela per i cittadini e per i consumatori. L'agente immobiliare ha la fortuna, ma anche la responsabilità, di essere il primo a prendere contatto con l'immobile e quindi ha il dovere di effettuare una analisi approfondita di tutti gli aspetti, non ultimo quello urbanistico e catastale, e questo è uno strumento che è fondamentale per aiutarlo in questo compito. Le parole d'ordine sono sostanzialmente due: tutela e legalità. Le associazioni di professionisti si mettono insieme per tutelare il cittadino e per diffondere quel concetto di legalità diffusa che molte volte, ad esempio negli abusi edilizi, è presente in molte delle transazioni che ancora oggi si effettuano e che poi eventualmente producono un danno anche patrimoniale agli stessi che hanno venduto o comprato casa. Quindi siamo qui per fare sistema, per cercare di rendere il mercato più trasparente e un po' migliore. Concludendo, obiettivo primario di questo protocollo è quello di informare l'utente consumatore della necessaria opportunità di far predisporre da un tecnico abilitato una dichiarazione che attesti la conformità catastale e la regolarità edilizio urbanistica per tutti gli immobili oggetto di atti di cessione. Infatti non va dimenticato che la legislazione nazionale e regionale in materia edilizia è finalizzata a reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi.